Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Vi devo assolutamente ringraziare perché il canale sta crescendo, le visualizzazioni sono cresciute a dismisura, gli iscritti crescono mensilmente, però adesso voglio farvi vedere un numero. Eccolo qua, questo è il numero delle persone che guardano i video della versione di Barley e non si iscrivono al canale. Ovviamente siete liberi di non farlo, non è obbligatorio, però a voi non cambia niente, al canale cambia il mondo. Quindi vi prego, se piacciono i contenuti della versione di Barley, iscrivetevi al canale, è fondamentale. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema, il 23 maggio scorso, un film anticipato da un hype insostenibile che infatti secondo me non è riuscito a sostenere neanche lui. Avete presente quando vi riesce qualcosa di spettacolare mentre siete da soli nel deserto e nessuno vi guarda? Non so, tipo un'acrobazia o un flick con la bottiglia, con doppio salto mortale carpiato mentre siete a testa in giù, una roba del genere. E poi quando cercate di replicare questa figata che avete fatto nel nulla davanti a nessuno, quando invece siete davanti a un pubblico fate una figura sbarbina? Ecco, questo film secondo me ricade esattamente in questa casistica. Il titolo del film è Furiosa, a Mad Max Saga, scritto da Nicole Latouris e George Miller, diretto dallo stesso George Miller, interpretato tra gli altri da Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. Avevamo bisogno che Mad Max diventasse un brand? Una saga, un personaggio da tramandare alle future generazioni di spettatori? Secondo me no. Capiamo insieme perché dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Prima di tutto cerchiamo di capire chi è Mad Max, da dove viene e perché ancora oggi ne parliamo. La prima apparizione del personaggio chiamato Mad Max risale al lontano 1979. Avevo solo 3 anni. Nell'omonimo film super indipendente girato da un giovanissimo regista australiano di nome George Miller. Il film costato appena $400,000 australiani, tra l'altro, è effettivamente un prodotto molto particolare. Di base è un western, con tutte le caratteristiche narrative archetipiche del classico western americano, ma è ambientato in un imprecisato tempo distopico dove la violenza e la velocità la fanno da padroni. Questo primo film di Miller è la storia di Max, interpretato da un giovanissimo Mel Gibson. Un poliziotto a cui vengono uccisi il migliore amico, la moglie e il figlio. E lui, accecato dalla sete di vendetta, parte alla ricerca di questa banda di fuorilegge che gli ha ucciso il mondo per massacrarli tutti. Il primo Mad Max è un revenge road movie come davvero non si erano mai visti prima di quel momento. Violento, sporco, con tempi a tratti soporiferi, ma comunque caratterizzato da una regia unica, sempre sopra le righe. Con scene montate a velocità raddoppiata per dare il senso di questi bolidi che sfrecciavano sulle desertiche autostrade australiane e primissimi piani quasi cartuneschi. Mad Max quell'anno divenne il più grande successo del cinema australiano. Scusate se enfatizzo così tanto la provenienza dell'opera, ma secondo me è fondamentale per capire un concetto molto semplice, cioè di quanta libertà ha goduto George Miller nella realizzazione del suo primo film. In un'industria cinematografica letteralmente inesistente. Non esisteva un cinema australiano, non esisteva un sistema produttivo, non esisteva censura, non esisteva niente. Quindi Miller ha avuto totale libertà creativa. Questa libertà in realtà a Hollywood non ebbe un grande successo. Lo sappiamo, Hollywood non è un ambiente così libero. Il film era effettivamente troppo violento e uscì negli Stati Uniti in una versione mega censurata che non scaldò gli animi. Altra storia invece in Europa, dove il film incassò più di $100 milioni. Miller non perde tempo e si getta subito su un sequel. E infatti nel 1981 esce Mad Max 2, film con budget più corposo, $4,5 milioni, e film che è decisamente un passo avanti rispetto al suo predecessore, soprattutto da un punto di vista di world building. Mad Max 2 infatti è ambientato in un futuro non ben precisato, dove guerra e carestie hanno letteralmente distrutto il pianeta e decimato il genere umano. Ed è un mondo dove i beni più preziosi sono l'acqua e la benzina.
In questo secondo film Max, sempre tormentatissimo causa morte della sua famiglia, decide di aiutare una piccola comunità assediata da dei predoni del deserto. E proprio in questo film inizia a prendere forma l'immaginario fantamotoristico dell'universo di Miller, che è l'universo iconico che oggi ci affascina così tanto, con automezzi modificati che diventano vere e proprie macchine di morte e di tortura. Il film è un successo mondiale, incassa più dei 100 milioni del suo predecessore, ma soprattutto ha successo a Hollywood. Mel Gibson diventa una mega star e George Miller entra nei radar di Steven Spielberg, che lo chiama a girare un episodio della versione cinematografica della serie Ai confini della realtà, cioè The Twilight Zone. L'episodio girato da Miller è Terrore ad alta quota, episodio fantastico rimasto incastonato nella storia del cinema. Per la mia generazione, Terrore ad alta quota è la definizione di cinema fantastico. Se non l'avete mai visto, assolutamente recuperatelo. Con più soldi, più successo e un Mel Gibson che ormai è nel gotha delle star di Hollywood, nel 1985 Miller decide di realizzare un terzo capitolo della saga di Mad Max. E qui mi casca l'asino. Siamo infatti nel pieno della serializzazione di personaggi macho alfa. Rocky era arrivato al quarto capitolo, Rambo era arrivato al secondo capitolo e Mad Max sembrava un candidato perfetto per iniziare una serie molto proficua di film. Ma ahimè, così non fu. Il terzo capitolo, intitolato Mad Max oltre la sfera del tuono, è un film piatto e noioso, con parrucche inquietanti e Tina Turner. Miller ce la mette tutta a non tradire i suoi principi creativi, ma Hollywood è sempre più forte di tutti ed ecco che Mad Max floppa e finisce in un dimenticatoio creativo. Questo succede anche perché siamo nella metà degli anni Ottanta, nel pieno dell'isteria nucleare creata dalla cosiddetta guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E mentre Rocky e Rambo servono agli Stati Uniti per affermare la loro forza contro la minaccia comunista, Mad Max è troppo deprimente. Soprattutto la sua ambientazione in un mondo post-atomico non piace al grande pubblico. C'è anche da dire che il pubblico occidentale in quel periodo stava conoscendo un personaggio che a Mad Max deve tantissimo in quanto a ispirazione, ma che poi lo ha decisamente superato per successo e impatto culturale. Sto parlando di Ken il Guerriero, il manga di Tetsuo Ohara, poi diventato anime, che è praticamente Mad Max mischiato ad arti marziali e alla mitologia greca. Una roba fuori di testa, davvero un anime che ha segnato una generazione. What? Miller diventa un regista estremamente eclettico, abbandona l'azione, la distopia, la serialità e si butta su progetti estremamente diversi tra loro. Tra l'87 e il 2015, non è proprio un regista super prolifico, dirige Le streghe di Eastwich, L'olio di Lorenzo, Babe va in città e Happy Feet 1 e 2, che gli valgono un Oscar come miglior film d'animazione. Miller viene anche chiamato a dirigere un film sulla Justice League, che però viene decapitato a poche settimane dall'inizio delle riprese perché è definito un progetto senza senso per quanto budget aveva. C'è un video molto interessante che racconta la storia della Justice League di George Miller, ve lo metto in descrizione così se siete curiosi ve lo guardate con calma. E arriviamo al 2015, ben 36 anni dopo la nascita del personaggio di Mad Max, ed ecco che George Miller tira fuori dal suo cappello magico un nuovo film dedicato al suo personaggio più iconico. Esce infatti Fury Road, un film che nessuno aspettava e soprattutto un film dal quale nessuno si aspettava granché. E invece Mad Max Fury Road è un filmone della Madonna da guardare e riguardare all'infinito. È tutto al posto giusto, la storia, il cast, la realizzazione, la regia, gli effetti, gli stunts, non c'è un minuto di questo film che non sia un godimento totale. E soprattutto Miller in Fury Road riesce ad espandere il suo mondo post-apocalittico, riempiendolo di personaggi affascinantissimi, come per esempio il personaggio di Mortan Joe, capo della cittadella dove viene custodita l'ultima riserva d'acqua di queste lande desolate. Vengono introdotte Gastown e Bullet Farm, a sottolineare che ormai il mondo si basa solo su tre prodotti: l'acqua, la benzina e le armi. Vengono introdotti i figli della guerra, personaggi fantastici, che vengono addestrati da Immortan Joe a sacrificarsi in nome della gloria eterna.
Oh, what a day! What a lovely day! Ma soprattutto viene introdotto un nuovo personaggio favoloso, cioè Furiosa, nel film interpretato da Charlize Theron. Ora, non mi sento di esagerare se vi dico che il protagonista di Fury Road è proprio Furiosa. Mad Max in questa storia ci capita, ci rimane dentro, però ci capita. Furiosa invece è il vero motore del film, che racconta la fuga delle mogli di Immortan Joe, fatte scappare da Furiosa stessa, verso un luogo di prosperità, finalmente libere dalla schiavitù della cittadella. Ed è il furioso inseguimento da parte di Immortan Joe, che in nessun modo vuole perdere le sue mogli, tra l'altro una di esse incinta. Joe infatti è ossessionato dal produrre un erede sano, perché in quel mondo devastato dalla guerra nucleare nascono solo bambini deformi. Il film è di una potenza inaudita ed è proprio Furiosa a tenerlo in piedi, con la sua voglia di vendetta e di rivalsa proprio nei confronti di Immortan Joe. Sappiamo pochissimo del loro rapporto, di cosa Joe ha fatto a Furiosa, ma possiamo immaginare che sia qualcosa di veramente terribile e doloroso. In più, Furiosa è l'unica donna riuscita a fare carriera tra i figli della guerra, fino a diventarne un leader. Momento spoiler, ma è un film del 2015, mi perdonerete. Furiosa, un attimo prima di uccidere Immortan Joe, gli chiede "Remember me?", cioè "Ti ricordi di me?". Remember me? Come per dire, ora mi riprendo tutto quello che mi hai tolto. E comunque non solo Furiosa, ma tutto il cast ha l'occasione di brillare in Fury Road. Ogni personaggio riesce ad emergere, come le spose di Joe o il figlio della guerra Nux e lo stesso Immortan Joe. Tutto funziona alla perfezione. Con queste aspettative, un film sulla genesi del personaggio di Furiosa faceva decisamente gola. Però, e qui mi ricollego al discorso che ho fatto all'inizio di questo video, un conto è fare un film senza aspettative che, per forza di cose, quelle aspettative inesistenti le supera. Un conto è avere gli occhi del mondo puntati addosso ed essere quasi obbligati a realizzare un capolavoro. L'ultimo film di Miller, appunto Furiosa, secondo me non riesce nell'intento. E non è un problema di capacità registiche o del cast che fa un ottimo lavoro. In questo film, secondo me, i problemi principali sono la sceneggiatura e l'evoluzione del personaggio. La storia di Furiosa inizia molto bene. Tutta la prima parte, fino a quando non si arriva alla cittadella di Immortan Joe, è davvero potente ed efficace. Poi però succede una cosa che secondo me non ha senso e che mi ha sparato lontanissimo dal film. E anzi, se voi questa cosa l'avete capita, aiutatemi a capirla, così magari cambio addirittura opinione su questo film. Praticamente durante il film Furiosa viene regalata ad Immortan Joe, che è poco più di una bambina, e gli viene regalata nel contesto di un trattato di pace tra Joe e un nuovo personaggio chiamato Dementus, un anarchico predone con sete di potere interpretato da un fantasmagorico Chris Hemsworth. Immortan Joe prende Furiosa e la chiude nel suo harem con le sue mogli per fecondarla, anche se è solo poco più di una bambina. Ma Furiosa riesce a scappare e a nascondersi tra i figli della guerra fingendosi un maschio. E poi niente, basta, nessuno la cerca. Cioè nessuno si chiede più durante il film che fine ha fatto quella ragazzina che ci è stata regalata durante il trattato di pace con Dementus. Niente, scappa e basta. Ragazzina scomparsa. Quando invece noi sappiamo benissimo che Joe andrebbe fino all'inferno per riprendersi le sue mogli. Lo abbiamo visto in Fury Road. Altra cosa che, sempre secondo me, non ha senso in questo film è come il mondo reagisce alla scoperta che Furiosa non è un maschio, ma una ragazza. Come reagisce il mondo? Non reagisce, niente, anche lì non succede niente. Non c'è nessuna reazione, anzi viene promossa e addirittura coinvolta in un consiglio di guerra. Ma davvero senza nessun motivo. Cioè per tutto il film nessuno si chiede chi sia questa ragazza. Secondo me il grande problema di questo film è che non vediamo il personaggio meritarsi la sua fama e la sua grandezza che è stata costruita in Fury Road. Furiosa nel film precedente infatti ci aveva fatto innamorare. Nel suo film invece succede tutto in modo abbastanza lineare e a dirla tutta alla fine non è nemmeno così chiaro perché lei torni nella cittadella quando invece potrebbe tranquillamente tornarsene a casa. E qui probabilmente mi direte, torna perché vuole salvare le mogli. Infatti il film, cosa che ho odiato, finisce con l'inizio di Fury Road. E addirittura nei titoli di coda ci sono delle immagini di Fury Road. Terribile, una cosa estremamente cheap.
Guardando Furiosa, io avevo sempre in testa quel Remember Me del film precedente. Io volevo sapere che cosa, perché si deve ricordare di lei poco prima di morire, che cosa è successo fra questi due. Quel Remember Me, quel senso di liberazione nell'uccidere Immortan Joe è una promessa non mantenuta. E tra parentesi, in questo film, in Furiosa, tra la protagonista e Immortan Joe, in realtà non c'è quasi nessun rapporto, non succede niente fra questi due. Nel film l'antagonista di Furiosa è Dementus, personaggio bello che però alla fine si riduce al classico villain che fa il monologo: io e te siamo uguali, tu sei come me, bla 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 bla. Secondo me Furiosa film scritto male. Peccato, perché potevano costruire davvero un personaggio della Madonna. Anche perché, parliamoci chiaro, Mad Max è un cane randagio. È un personaggio, secondo me, assolutamente senza fascino. È monodimensionale, ringhia, abbaia. Tutto quello che fa lo fa perché è un animale arrabbiato. Furiosa in Fury Road invece aveva uno scopo, una missione, aveva un fuoco dentro che l'ha spinta a ribellarsi in un mondo allo sfascio dove nessuno spera più in niente. Lei invece aveva trovato la forza di sperare nella libertà. C'è da dire che anche il contesto storico tra l'uscita di Fury Road e quello di Furiosa è estremamente cambiato. Nel 2015 non c'erano molti film o serie sul tema post-apocalisse. In più, Fury Road risultò quasi una critica su come il mondo si stava evolvendo. Cioè con le guerre per il petrolio e letteralmente la corsa all'esaurire le risorse naturali del pianeta. Oggi invece, per dirne una serie come Fallout dice tutto sul tema Wasteland, in un tono anche abbastanza simile a quello di Miller, ma crea un senso di sazietà. È Furiosa, in questo contesto, è il dessert che proprio non ci va giù. Prima di passare alla birra ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go. Non avete più soldi per abbonarvi ai servizi streaming perché li avete tutti spesi in benzina per rincorrere le vostre mogli nel deserto come fa Immortan Joe? Tranquilli, ci pensa Gams Go, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Con pochissimi euro al mese potete abbonarvi a Netflix, Disney Plus, Spotify per la musica e continuare a guardare le vostre serie preferite o ad ascoltare la vostra musica preferita, risparmiando davvero tanti bei soldi. Abbonarsi è semplicissimo, cliccate sul link in descrizione, scegliete il servizio a cui abbonarvi, come per esempio Netflix, e mi raccomando, in fase di acquisto inserite il codice sconto Barley per avere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più su tutti gli altri abbonamenti. Iniziate a risparmiare con Gams Go, così avrete più soldi da spendere nelle vostre birre preferite. E a proposito di birra, che birra abbiniamo a Furiosa? A Furiosa abbinerò una birra specifica, ma voglio soprattutto abbinare delle tipologie di luppolo. Nello specifico, luppoli che vengono dall'Oceania, cioè Australia e Nuova Zelanda. Il luppolo è un ingrediente fondamentale della birra, dà sia l'amaro che l'aroma. Noi in Europa siamo abituati a luppoli molto erbacei, che danno un amaro appunto erbaceo alla birra, e sono profumati ma non in maniera eccessiva. Negli Stati Uniti invece esistono dei luppoli che danno un amaro molto più simile a quello della frutta esotica o a quello della buccia d'agrume e sono estremamente profumati. Profumano di mango, di ananas. Negli ultimi anni invece sono arrivati sul mercato i luppoli neozelandesi. I più famosi in assoluto sono il Nelson Sauvin, il Motueka e il Riwaka. Perché questi luppoli sono diventati così famosi, tra virgolette? Primo, perché ce ne sono pochi e quindi i birrai con più voglia di sperimentare hanno fatto carte false per metterci le mani sopra. Per darvi un rapporto di proprio quantità di produzione, negli Stati Uniti vengono raccolti circa 50.000 tonnellate di luppolo all'anno, in Nuova Zelanda 1.000 tonnellate all'anno, quindi capirete che stiamo parlando di luppoli molto rari. Cos'hanno di particolare questi luppoli? Sono estremamente condizionati dal terroir, cioè dal terreno in cui crescono. Questo in Nuova Zelanda succede perché proprio la striscia di terreno esattamente al centro dell'isola della Nuova Zelanda, dove vengono coltivati questi luppoli, è alla perfetta distanza dal mare, da entrambi i lati, che permette appunto al terreno dove questi luppoli vengono coltivati di arricchirsi di proprietà uniche. In più è una zona del mondo dove il clima è relativamente statico, con una temperatura media annuale di 11 gradi, 2400 ore di sole all'anno e poco meno di 140 centimetri di acqua all'anno.
In più, diciamo che la Nuova Zelanda è un paese estremamente green, quindi questi luppoli vengono fatti crescere con grande calma e tranquillità. Finita la parentesi Alberto Angela, vi svelo la birra che mi sono stappato per brindare a Furiosa ed è la Against the Grain numero 3 del birrificio Frontalo, un birrificio olandese che negli ultimi anni sta veramente spaccando. E il progetto Against the Grain parte da fondamentalmente una bassa fermentazione, quindi una pils che ad ogni cotta, ad ogni lotto, viene luppolata con luppoli diversi. E il lotto numero 3 ha usato proprio i luppoli neozelandesi. Allora, la birra nel bicchiere si presenta strabene, con un giallo paglierino leggermente opalescente, probabilmente dovuto proprio alle resine del luppolo. La schiuma è precisa e persistente. Madonna mia, il naso è una roba pazzesca. È un tripudio di frutta bianca, di uva bianca. Infatti, uno dei luppoli usati in questa birra, cioè il Nelson Sauvin, viene chiamato così proprio perché ricorda le proprietà organolettiche del vitigno che poi viene usato per fare il Sauvignon. Estremamente profumato, quasi di fragolina. No, meraviglioso, andiamo all'assaggio. Fantastica, equilibratissima. Esattamente come promette l'olfatto, nel senso, l'olfatto è talmente gentile che ti aspetti una bevuta gentile, non troppo amara, ed è esattamente così. La birra ha un amaro non troppo spinto, che scompare abbastanza rapidamente, e in bocca ti rimangono questi sentori veramente di frutta dolce. Sto godendo! Quindi Furiosa di George Miller al cinema, per me occasione mancata, però se volete andare a vederlo non c'è niente di male. Abbinato alla Against the Grain numero 3, piena di luppoli neozelandesi che veramente spaccano. La birra mi è piaciuta molto di più del film. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché siete in tanti che guardate e non vi iscrivete. Mentre se vi iscrivete mi fate veramente un grosso favore. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.